Yo ragazzi, bentornati sui Pop Tutorial Italia. Allora, la nostra prima settimana insieme è terminata e questo è il momento di mettere in atto quello che abbiamo studiato. Quindi assembleremo tutti i passi che abbiamo studiato in questa prima settimana per una vera e propria coreografia, che poi potete utilizzare in discoteca, con gli amici, alle feste, insomma, dove vi pare. D'accordo? Sei pronto Massimiliano? Yes. Qui il vostro Enrico e vai con la dimostrazione. Oh! Anni e anni di studio. Allora, siamo pronti ragazzi. Allora, in posizione noi siamo in due. Se voi siete in due potete fare lo stesso lavoro che stiamo noi facendo adesso. Quindi il più basso sarei io e il più alto è lui. Quindi scegliete il più alto e il più basso e mettetevi alla destra e alla sinistra. Allora, cominciamo. Primo steps. Iniziamo con il criss-cross. 6, 7, and. Chiuso, and. Chiuso, and. Chiuso, and. Chiuso, and. Andiamo subito e proseguiamo con il SpongeBob. Lo SpongeBob. 7 and. E ha. E ha. Andiamo indietro. E ha. E ha. E andiamo ancora avanti con il. Runman. Oh yeah. E 1, 2, 3, 4. Proseguiamo con il. Roger Rabbit. E crap. E crap. E crap. And crap. E andiamo a finire con il Bridget. e step, step, step. A questo punto, ragazzi, dato che noi siamo in due, abbiamo deciso di spostarci. Se siete da soli, potete farlo semplicemente sul posto o ruotando. Se invece siete in due, potete cambiare le posizioni come stiamo facendo noi in questo momento. Io lavorerò sempre con la gamba destra e il maestro Massimo lavorerà sempre con la gamba sinistra per sovrapporci. 7, 8, hit, 1, and 2, and 3. A questo punto ci sposteremo in questa direzione. Io andrò indietro, il maestro Massimiliano invece verrà in avanti e andiamo avanti con il Running Man. Hip, crap, 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 crap. Concludiamo invece con il Reject, spostandoci e ricambiando per l'ultima volta le posizioni. Clap, 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 clap. A questo punto un po' di groove è necessario. Hey. Vado avanti, il maestro Massimo verrà lì indietro e qui potete vedere il pugnetto. Attenzione ragazzi, perché noi qui abbiamo lo specchio, quindi riusciamo a vederci. Se invece a casa non lo avete, probabilmente sarà così. Attenzione a non darvelo in faccia, tipo pugno, può essere pericoloso. D'accordo? Andiamo con la dimostrazione in musica? Spero sia tutto chiaro. Questo video è più rapido degli altri perché semplicemente negli altri steps abbiamo lavorato con calma su ogni passaggio, quindi dovreste già conoscere tutti gli step in maniera ordinata e precisa, giusto? Yes, se non avete visto gli altri video degli altri passi, andate in descrizione così li trovate e potete rivederli con calma. Esatto, pronti? Musica DJ! Pronti? 9. Bene ragazzi, allora anche questa arringa finale di questo nostro primo. Ho fatto male. Spero a voi sia andata meglio. Scusa, scusa. Come dicevo, questa prima nostra settimana si conclude così. Spero che tutti i passi siano stati chiari, che il lavoro sia stato interessante. Iscrivetevi, attivate la campanella su, seguiteci sui nostri profili Instagram. Io sono il maestro Enrico De Marco, qui abbiamo il maestro. Massi Decenzo. Vi aspettiamo per la nostra prossima settimana insieme e a prestissimo. Ciao! Yo.